Sono Pierluigi Vercesi, inviato speciale del Corriere della Sera, che da 40 anni si occupa di Cristina di Belgioioso. Sarà anche perché io sono nato a pochissimi chilometri da Belgioioso e questo nome ce l'ho nelle orecchie da tempo, ma il fascino di questa donna mi colpì da adolescente e cominciai a studiarla, a leggere tutto quello che aveva scritto, tutto quello che era stato scritto su di lei, accorgendomi che occorreva fare un po' di chiarezza, perché la sua vita è sempre stata raccontata in maniera mitologica. E devo dire che invece la realtà è meglio della mitologia, perché questa donna fece cose assolutamente moderne. Dico due cose su di lei e poi dico quali sono le assolute novità, le assolute modernità di questa donna. Beh, questa donna nasce a Milano, è coinvolta subito per motivi familiari nelle battaglie contro l'occupante austriaco, si sposa con Emilio Barbiano del Belgioioso d'Este, con il quale ha un buon rapporto per tutta la vita, nonostante dopo poco tempo si separino per ovvi motivi, perché non voleva accettare, il suo era un matrimonio d'amore, non voleva accettare quelle cose che andavano all'epoca, cioè che c'erano dei ménage à trois che lei non accettava, ma soprattutto lei se ne va anche perché non accetta di vivere in una Lombardia, in una Milano oppressa dagli austriaci. Lei è assolutamente anti-austriaca, gira l'Italia, diventa carbonara. A Genova cercano le spie del Torresani, che era il capo della polizia austriaca, di bloccarla, riportarla a Milano. Lei nottetempo fugge, come in un romanzo di Dumas, passa, guada il fiume che c'è a Nizza e va in Francia. In Francia i primi tempi finanzia dei moti carbonari, dopodiché va a Parigi, e a Parigi cercando di operare a favore dell'Italia. Lei era una donna bellissima, affascinante, intelligente, e di lei si innamorarono, tutti dissero, fisicamente ma soprattutto platonicamente, probabilmente cominciarono col corteggiarla uomini come il poeta Henri Heine, come Franz Liszt, come Honoré de Balzac. Con de Musset la storia fu più complessa. E poi Augustin Thierry, il grande storico, François Mignet, che è il suo grande mentore e soprattutto l'eroe delle due rivoluzioni, il generale Lafayette, che a 70 anni si innamorò paternamente di questa donna, in cui vedeva la sua gioventù, la sua forza, i suoi ideali, eccetera. Per 10 anni, tutti gli anni 30 dell'Ottocento, il salotto di Cristina di Belgioioso fu il più brillante, più intellettualmente alto. Le altre contesse non gliela perdonavano, lei aveva una classe incredibile e soprattutto attraeva gli intellettuali più che gli uomini di mondo. Aveva grandi relazioni, fece moltissimo per l'Italia, cominciò poi a scrivere libri, come si diceva, grevi, pesanti. Le donne allora potevano scrivere libri, ma romanzi. Persino Jean Sand, che era una donna di rottura, scriveva romanzi. Lei invece scriveva saggi sul dogma cattolico, su Giovan Battista Vico e cose politiche. E fondò giornali e pretese di dirigerlo. E questo non andava giù ai patrioti italiani, che si dicevano liberali, ma liberali per se stessi. Poi lei era una riformatrice sociale. Cioè lei sosteneva, quando nessuno le dava retta, che per fare l'Italia bisognava elevare il popolo, l'aspetto culturale era fondamentale. In questo lei diceva: facciamo gli italiani e poi facciamo l'Italia, che poi ce ne siamo accorti dopo che andava fatto così. Beh, la faccio breve, 5 giornate, lei va a Napoli con 200 volontari, arriva alle 5 giornate. Lei era d'accordo con Cattaneo, Cattaneo disse che era la donna più meravigliosa, la miglior donna d'Italia dell'Ottocento, e aveva ragione, perché vedeva che c'erano cose che non funzionavano nella gestione di quei mesi particolari. Dopodiché andò alla Repubblica Romana. Alla Repubblica Romana lei organizzò il sistema della Croce Rossa. Allora, siccome noi le nostre glorie nazionali non ne parliamo bene, alla fine risultò che fu Florence Nightingale alla guerra di Crimea a fondare la Croce Rossa, mentre fu lei che organizzò questo. Dopodiché se ne andò in Anatolia. In Anatolia fece la stessa cosa che aveva fatto nelle sue terre qui a Locate Triulzi, a sud di Milano, dove cominciò a creare una specie di comune contadino, andava da lavorare agli immigrati italiani, polacchi, immigrati diciamo di tutta Europa, e creava scuole per i figli dei contadini, cosa che aveva fatto inalberare i proprietari terrieri, perché diceva: se facciamo studiare i figli dei contadini, poi chi è che zappa la nostra terra? E a quel punto fa anche un viaggio di 11 mesi con la figlia a cavallo fino a Gerusalemme, e torna indietro passando dalla Cappadocia, attraversando terre pericolosissime in mezzo alle montagne, eccetera. Quindi una donna di una forza, di una tenacia.
torna e succede il fattaccio. Aveva dato asilo e lavoro a un bergamasco un po' manesco, il quale si mise con la tata di sua figlia, una tata inglese che insegnava l'inglese alla figlia, e la pestava, la picchiava. Lei, quando si accorse che questa aveva segni sul viso, eccetera, lo chiamò e gli disse: se tu alzi ancora le mani io ti caccio. Quello, per vendicarsi, la notte dopo salì nella sua camera, gli dice, gli diede 4 pugnalate, praticamente portandole via un seno, colpendola a una vertebra vicino alla cervicale, che si curò da sola. Tornò per questo in Italia, e in Italia cominciò a tessere rapporti con Cavour. Ci sono dei momenti in cui Cavour chiede consiglio a lei, e poi si fa l'Unità d'Italia. Lei gli ultimi anni era una donna stanca, perché nonostante non fosse vecchissima, ma aveva subito questa vita, molto felice perché ha risolto i problemi della figlia, la figlia ha avuto i nipoti, eccetera, eccetera. Continua ad occuparsi d'Italia, continua a scrivere fino all'ultimo momento, e siccome era una donna che non voleva morire sdraiata, ma voleva morire in piedi, quando sentì che stava arrivando la sua ora si fece mettere su una poltrona e ricevette poco prima un amico dicendole: allora che belle notizie mi porta della nostra Italia. E poi spirò. Questa è Cristina di Belgioioso, una donna che questa statua la doveva avere 150 anni fa. Spero che venga riscoperta, perché non si può dire che fosse una femminista, era tutto, era una donna, aveva la fortuna di essere molto bella, molto intelligente e molto determinata. E ogni volta che aveva la possibilità si apriva qualche cosa e ne inventava qualcuna di diversa, sempre avanti 100 anni degli altri.